Sono stato molto impressionato dalla scuola in generale, sia dal tema che non avevo ben capito fino in fondo prima di venire qui, sia da come si è realizzata la scuola, perché a parte l'altissimo livello delle presentazioni delle persone che ci sono state, questa idea di fertilizzare i vari campi gli uni con gli altri secondo me è eccezionale, porta veramente a un confronto serrato e costante, specialmente in un posto come questo in cui uno è chiuso in un enclave nel quale deve per forza in qualche modo scambiare. Ci sono state cose che hanno funzionato benissimo, penso che la parte per chi è solo un architetto probabilmente ha avuto un sacco di informazioni. Si potrebbe lavorare forse un po' di più sull'aspetto appunto delle discipline intorno all'architettura, perché potrebbero portare un apporto maggiore dal punto di vista proprio formativo dei ragazzi, cioè più che altro in quello che è stato poi il mantra di questa scuola, nell'insegnargli a imparare più che a imparare una tecnica, una disciplina specifica, perché ovviamente all'interno di un'attività che dura una settimana su discipline che non sono proprie di chi è qui il protagonista, non può essere lo scopo principale, però si potrebbe lavorare un po', magari un po' più sul metodo, un po' più sul tempo e sul modo di comunicare, sul realizzare qualcosa in cui le discipline che sono state presentate satellite intorno all'architettura possono essere un po' più formative per i ragazzi. Personalmente io mi occupo di divulgazione della scienza e questo problema ce l'ho sempre avuto, perché c'è questa forte dicotomia sempre in Italia fra l'umanesimo da una parte e la scienza dall'altra, quindi so bene che ogni volta che discipline diverse, e specialmente discipline come sono state presentate qua, scientifiche nel senso più ampio, perché poi la pedagogia è una scienza, la scienza stessa, la tecnologia eccetera, che sono tutti elementi che gli architetti devono in qualche modo imparare a usare, ogni volta ovviamente c'è sempre questo problema di come in qualche modo, più che cosa dire alle persone, quindi probabilmente l'unica cosa che mi sentirei di suggerire a questa scuola è di lavorare un po' più sul come certe cose dobbiamo metterle a sistema gli uni con gli altri, però penso che sia eccezionale e fantastica e penso che i ragazzi faranno un lavoro bellissimo.